Il passaggio al digitale terrestre è iniziato da alcuni giorni anche nelle marche. Come è ipotizzabile si sono presentati i problemi legati all'acquisto e al funzionamento del decoder. Si sta lavorando comunque per superare i problemi, è chiaro che le tv locali che ci sono molto a cuore anche oltre le tv gener nazionali, generali, hanno avuto qualche difficoltà in più, ma eh, mi sembra che l'insieme, la qualità delle nostre emittenti sia tale da, da far eh, sperare che a conclusione di questo processo, a fine anno, l'intero sistema del digitale terrestre nelle marche funzioni al meglio. Il Corecom, organo di controllo del settore della comunicazione, in questo periodo sta vigilando sulle problematiche emergenti. Per il momento interferenze significative non sono state segnalate, però siamo vigili perché il processo deve ancora avvenire, si concluderà nelle marche il 22 di dicembre. Per quanto riguarda le possibili interferenze dai Balcani, che finora non hanno dato problemi, Colonnella ha detto che è necessario fare molta attenzione e attendere la conclusione del passaggio al digitale terrestre.